Mister, nel primo tempo una Carcherese sprecone, avete avuto anche l'occasione dell'1-0, poi il vantaggio del Ventimiglia, il raddoppio, nella ripresa hanno allungato, si sono un po' riaperti i giochi con il rigore di Provida, ci avete creduto, ma poi il 4-0 ha chiuso con speranza. Sì, hai sintetizzato perfettamente. Noi, secondo me, abbiamo fatto nella quantità all'inizio una buona partita e il punteggio però parla chiaro. E quando tu sbagli l'occasione da gol puoi stare a dire di averne fatte o non averne fatte, ma poi conta buttare la palla dentro e loro sono stati sicuramente più bravi di noi. Quindi è andata così, abbiamo avuto l'occasione enorme per passare in vantaggio, poi sono passati in vantaggio loro con degli errori un pochettino evidenti, però bisogna lavorarci chiaramente. E poi secondo me abbiamo fatto un ottimo primo tempo. A un certo punto, anche dopo il 2-0, ci siamo messi a giocare tra l'1-0 e il 2-0. Anche dopo il 2-0 abbiamo giocato. Scognamiglio è stato il protagonista con degli ottimi interventi. Abbiamo preso anche un palo. La partita a livello di mole, di quantitativa, si poteva sicuramente chiudere un primo tempo in pareggio. Siamo anche sotto 2-0, però il secondo tempo, nonostante un buon ingresso, non puoi perdere così l'uomo su una palla, laterale, su un calcio d'angolo, se non sbaglio, e quello ti segna un po' la partita. Poi nel momento in cui abbiamo fatto il 3-1 abbiamo creduto di rientrare in partita, ma la squadra è stata viva. Sapevamo che loro dal punto di vista tecnico nei duelli dovevamo stare molto attenti, perché loro dal punto di vista tecnico sono forti, sicuramente non valgono la classifica che hanno in questo momento, e abbiamo pagato. Abbiamo pagato, sono stati più bravi di noi, abbiamo pagato. Ora c'è più rabbia o più amarezza? No, rabbia, sicuramente rabbia, perché comunque il passivo è esagerato, probabilmente rimane quello, perché rimane poi il risultato, il calcio fatto di questo. Sappiamo che il passivo è eccessivamente esagerato e quindi l'amarezza un pochettino ti butta giù, la rabbia invece ti deve dare la forza per andare avanti, per pensare alla prossima partita e per cercare di riscattarci subito in casa nostra di fronte ai nostri tifosi. Tra l'altro contro un finale che arriva da due sconfitte consecutive, domenica si gioca al Corrente, non sarà sicuramente una partita facile. No, assolutamente, come tutte quelle di questo campionato, perché se guardi il nostro calendario sono tutte partite terribili e lo sappiamo che sono tutte partite equilibrate, l'abbiamo visto domenica scorsa contro il Quigliano sul 2-0, sembrava una partita un po' più semplice, l'abbiamo fatta riaprire e abbiamo visto che oggi il Quigliano è andato a vincere. Sono tutte partite equilibrate, sono tutte partite sul filo dei nervi ed è per quello che dobbiamo stare attenti a sbagliare il meno possibile. Sto cercando di lavorare il più possibile sotto il punto di vista mentale, da quell'aspetto lì, e dobbiamo continuare. Vuol dire che oggi la vittoria chiaramente è giusta, non è che puoi dire qualcosa, ma perdi 4-1, ci manca ancora. Però siamo stati puniti, cioè siamo stati puniti giustamente, ma dobbiamo farci un esame di coscienza e capire che comunque basta veramente poco, cioè il confine è veramente molto sottile. Serve più lucidità sotto porta anche. Sì, anche, serve innanzitutto sbagliare poco, perché comunque obiettivamente i primi 3 gol per loro sono stati un gioco da ragazzi. Il nostro portiere devo dire che ha esordito bene, perché è stato soprattutto il secondo tempo protagonista di 2 o 3 interventi importanti, però obiettivamente forse il primo tempo ha lavorato un pochettino di più Scognamiglio, quindi questo ti dà l'idea della partita. Però poi sei sempre lì, tu puoi fare 100 tiri, 10, 1, 0, cioè la cosa più importante è buttarla dentro e non farla buttare dentro agli altri soprattutto.